Comitini si è svolta la manifestazione conclusiva di un concorso di idee a cui hanno partecipato gli alunni della scuola media Da Vinci dell'Istituto Scolastico Comprensivo Roncalli. Il concorso è consistito nel realizzare una mattonella commemorativa del comune di Comitini da collocare nel centro cittadino. Le interviste di Gaetano Ravanà. Avete reso protagonisti i ragazzi della scuola media, avete scelto il disegno che adesso verrà riproposto in ceramica. Diciamo che questo concorso di idee ha entusiasmato e non poco i ragazzi. Intanto è un'idea che viene fuori utilizzando i fondi della democrazia partecipata, quindi c'è stato anche un bando di gara aperto alla cittadinanza, i cittadini hanno proposto questa idea progettuale che abbiamo poi presentato alle scuole, c'è stata un'ampia partecipazione, abbiamo voluto vedere quello che i bambini riescono a mantenere e a portare avanti per quanto riguarda le tradizioni, la storia del nostro comune. Ci sono stati dei disegni veramente originalissimi che rispecchiano quelle che sono le nostre tradizioni, che poi anche la tradizione in parte mineraria. Sono contento, ampia partecipazione, è stato scelto secondo me il disegno che è più significativo. Non ci fermiamo qua, a giorno ci sarà la cerimonia di assegnazione di una targa di riconoscimento, è stata una bambina che ha realizzato questo disegno, verrà realizzata l'opera, quindi ci sarà il lavoro di affidamento con un artista che si occupa di ceramizzazione e poi tutti i lavori verranno raggruppati in una pubblicazione, quindi che poi provvederemo a diffondere e a distribuire nel nostro comune. Dirigente, i ragazzi hanno partecipato attivamente a questo concorso di idee per una piastrella che poi non è tanto piccola. Assolutamente sì, è una piastrella intanto che darà onore alla cittadinanza di Comitini e ha così tanto coinvolto i nostri ragazzi che hanno espresso il loro senso di territorialità e di appartenenza a questa comunità che effettivamente è un continuo evolversi. Non è stato facile scegliere il disegno migliore perché i ragazzi hanno lavorato con passione, hanno espresso nelle loro relazioni più o meno critiche alla cittadinanza stessa o anche al territorio, ma si sono soprattutto posti con una serietà e una riflessione che ha riguardato il passato e il presente. Sono contenta della scelta che abbiamo fatto all'unanimità con il comandante e con il sindaco, ma voglio sottolineare che tutti i lavori hanno meritato molta attenzione e soprattutto molta riflessione da parte nostra.